Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno. Se mi porti a ballare labbra rosso a Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Vuoi vedere questa mobile? Allora, fate voi! Bravi, bravi! Siete stati la canzone della nostra estate, la nostra apertura, del ritorno alla vita, e quindi dobbiamo ricominciare questa stagione con voi. 120 milioni di streaming. Sì, 4 dischi di platino, più di 72 milioni di visualizzazioni su YouTube. Due bravi ragazzi e una peste. Sono con noi Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Mille! Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso. E mi chiudo in me stesso e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto. Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu vali due. Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, se ti va ne ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandale, sono le tre, si è rotta l'aria del mio pangalo, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no, se cambi fai impazzire nei baby camo. C'è di divino dai gradini, ma non te la tiri. Quei tatuaggi dei latini con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto. Esco, però ritorno presto, ti prometto. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare labbra rosso Coca-Cola. Dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Di fila, beh, sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sali da me. Si spogliami e facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare labbra rosso Coca-Cola. Dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille. Sabato sera suono in cabriolera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Poi me ne restano. Sabato sera suono in cabriolera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Labbra rosso Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Ma come siete eleganti! Ciao Achille! Ciao, ciao Federico, bentornato! Ciao, ben trovato! Orietta! E lei Luciana, è venuta anche Luciana. Andiamo un pochino più avanti, ci mettiamo qua, possiamo? Ragazzi, ma io... Cioè, bello il pigiamino. È un pigiamino. E non ha neanche le ciabatte di plastica. No, è un marsupio, quindi è un passo avanti. Pigiamino. Sì, Orietta. Guarda,
Orienta il microfono, che non... ecco, ce l'hai, sì. No. Sei alle capesante, tutto a posto? No, non sono capesante. Sono capesante. È il marchio di Giuliano Calza. Vabbè, però sono capesante. Sono delle conchiglie. Vabbè. Di Swarovski. No. Allora, il singolo più ascoltato dell'estate. Ma ti ricordi che quando sono venuti... lui aveva detto: ho preparato una canzone, gliela devo proporre, vediamo se le piace. L'aveva annunciato qua, ti ricordi? Sì, l'avevo detto per la prima volta. E lei ha detto: vediamo se mi piace. Achille, raccontaci l'estate di Orietta. Cioè, Orietta, ha sfasciato alberghi. Cioè, ormai... Vabbè, tutti sanno che a Sanremo era la rockstar vera. Arrivavano informazioni di posti di blocco forzati, di camere d'albergo allagate. Ma no, sono cose normali, sì. Possono succedere a tutti. Una donna di capesante. Comunque, lui è stato il primo. Chi lui? Tu sei stato il primo che ho fatto. Tu, Fabio. No, l'hai fatto sentire prima Marzullo, non lo dimenticherò mai. Questo no, ma Marzullo, tanto lui non intende. Capisce. Non capisce. Non intende bene. Allora, non intende bene. Quindi lui non la poteva ripetere. Sì, è vero, io l'ho sentita. Sì. L'ho fatta sentire a te e avevo un po' di timore perché, siccome tu sei un imitatore, potevi anche cantarla subito. Però è stato lui il primo a sentirla e ha detto che era una bomba. Ma Osvaldo cosa dice? Perché tu sai cosa canti sta canzone? Cosa canto io? Ma non è mica Marzullo. Ma scusa, ma tu, ma è una roba, cioè... No, è lui che dice una frase un po' sensuale. Achille, è il suo stile che è così. Achille non dice niente di sensuale. Lui dice una brutta parolaccia. Sì. Cosa dico? Dici soltanto una parolaccia che adesso lo dico. Adesso non mi ricordo. Comunque nel testo c'è. Io dico soltanto il testo che è pulito. È pulito, sì, sì. Cosa dico di male? No, quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno. E questa era ubriaca come minimo, era ubriaca. Vedeva le girare. Quando uno è ubriaco non ha gli occhi più grandi del mondo, ha gli occhi un po' chiusi. Io dico una cosa a Federica e ad Achille. Voi sapete che quando si è sposata doveva fare una tournée con Claudio Villa e Osvaldo, pur di non mandarla da sola in America con Claudio Villa, l'ha sposata in Quaresima. No, non è stato lui. Come non è stato? Non ti sei sposata? No, hai capito male. Ti sei sposata con... Allora, mia mamma mi ha detto, tu non vai in America da solo con Claudio Villa un mese e mezzo, perché allora le tournée si facevano... di tanti giorni, no? Ha detto, o ti sposi o stai a casa. Allora Osvaldo ha detto, no, ma io non la sposo perché siamo in Quaresima. E lei ha detto, non ti preoccupare, che ho già parlato con Don Gino, mi sposa anche in Quaresima. Ha già chiesto la licenza. Perché allora si usava così. Senti, ma qual è stato, qual è il, come si dice, l'ingrediente per questa canzone è andata così forte, è piaciuta a tutti? Saperlo, lo riproponiamo. L'ho cantata anch'io, pazzesco. No, credo sia piaciuta. Io credo che sia nata proprio dalla spontaneità di fare una cosa insieme, prima di tutto. E poi comunque era un periodo molto difficile, quindi una canzone così spensierata, con Orietta, su un twistone anni 60, era perfetto. Ma Federico, devo dire che è stata la sua l'idea, è stata molto intelligente tirare in mezzo una rockstar. C'è da dire che Federico non ha mai dormito nella camera dei salami. No, perché quando c'erano le famiglie grandi, i contadini, il bambino più piccolo lo mettevano nella camera dei salami. Sì. L'odore dei salami, questo bambino quando andava a scuola non capiva più niente. Sì, lo dice per i tuoi famigli. Perché dormiva nella camera dei salami. Cioè, tu invece sei uno scomplimento. Vuol dire che non hai dormito nella stanza. Non hai mai dormito nella camera dei salami. È vero o no, Achille? Una tortura terribile. Senti, sai che adesso Federico, nuova canzone, è meglio del cinema? Appena uscita, un milione e mezzo. Gli ho detto che ha fatto un video bellissimo. Lo possiamo vedere? Che si baciano sempre di continuo. C'è il video, abbiamo la prima volta che l'hai fatta sentire a Chiara sul lago. Ce l'abbiamo? Me lo mandate? Ecco, adesso arriva. No, perché lo voglio fare. Lui ha fatto questa cosa. Ha dedicato. Lo so, stiamo sentendo. Mi guardi come se non fosse. Ah, no, ti guardo come dire, ma stai dicendo guarda. Cose che sanno tutti. Dimmi com'è che fai, lasci vincere, poi quella di vincita, per litigare con te meglio nel cinema. Buon anniversario, amore. Perché siete sempre riservati. È bello, ma è bello il video che si baciano tutti. 1,5 milioni di visualizzazioni, primo in classifica film. La domanda è,
Sì. Osvaldo, ti ha mai dedicato una canzone sul lago? Ma lui non è mica un autore. Hai ragione. Tu hai mai dedicato una canzone su un lago? L'hai mai portato su un... No. Sul lago? No. Sul lago, perché a me il lago fa un po' paura perché non so nuotare. E c'è sempre l'acqua scura. E poi... ma davvero, mi piace così come panorama, ma non andarci vicino. E neanche in barca, a dire la verità. Non sono mai andata in barca in un lago. Una volta sola, perché ho fatto un fotoromanzo, sono rimasta nel mezzo del lago, sono venuti i pompieri a salvarmi. La barca va. Sta barca va. È un conto fare una canzone, è un conto essere una atleta. Che sulla barca va, e tutta la vita sulla barca va. No, io non so nuotare. Senti, anche quanto a Luke, volevo chiedere il tuo aiuto. Perché... Ah, beh, sei nel posto. Sì, no, ti pensavo più sobrio. No, perché loro due non scherzano, c'è una competizione anche a Sanremo. Anche lui. Sì, stasera sì, ma dicevo a Sanremo, ce l'abbiamo il Luke di Orietta di Achille? Perché... Ah, beh. Sì, cioè, sei anche tu in professione. Beh, Achille ha un fisico che... si può permettere di tutto. Lui invece no, cioè stai no, offendendo. No, lui è come Paolina Bonaparte. Era perfetta perché era tutta proporzionata. Sì. Sono delle persone che sono enormi e non sono proporzionate, sono goffe. Invece bello, lui è elegante. Io comunque mi focalizzerei l'attenzione su quella foto lì. La centrale. Il costumino. Sì. Però insomma, fra tutte tutta a destra. Beh, però, io stavo Achille, bene adesso però. Tu sei un pezzo da museo. Cioè, il 22 settembre al Mudex è diventato un'installazione. Vivente. Non so se è un complimento. No, scusa, un'installazione si è diventato al Mudex a Milano. È un omaggio a Marina Abramovic. Yes, vabbè, parte del nostro percorso, diciamo che puntiamo su un percorso artistico di un certo tipo. Quindi è stato per noi una soddisfazione essere ospiti di un museo così importante di Milano. È uscito anche il libro fotografico Achille Lauro, che appunto contiene immagini iconiche, scattine, perché ormai tu non sei ma nessuno. Sono un cartonato, bellissimo. Dai. Sei solo un altro, sono siete, delle foto siete degli artisti. Siete degli artisti. Adesso continuerete in questa formazione o è stato un momento? Facciamo della... una band. Una liaison. Adesso facciamo. Una liaison, vediamo. Sanremo, Orietta, tornate? Andate? Io penso di no. Perché dopo aver fatto un successo così, insieme, è diventata scusa. La canzone di tutti, non lo so, qualsiasi cosa che andrei a proporre sarebbe brutta. Ma voi tre insieme sarebbe bello. A parte, insieme. Sai che loro stanno scrivendo il prossimo pezzo con la Vanoni, lo sai, no? La Vanoni l'ha già fatto con i due ragazzi siciliani. No, ma con loro due adesso, cioè, hanno già deciso, vabbè. Ma tu oggi mi hai detto un altro nome. Ah sì, che ho detto? Hai detto che lo fanno con la Patti Bravo. Vabbè, ho sbagliato. Ragazzi. Però non verrà mai bene come la prima, è vero o no? Ecco. È vero. Ragazzi, io vi ringrazio di cuore tantissimo, complimenti davvero per tutto. Grazie, io, grazie a voi. Posso dire grazie una cosa? Fabio, posso dire una cosa? Sì. Non finirò mai di ringraziare Federico e Lauro per questa opportunità che mi hanno dato, perché loro mi hanno presentato su un piatto d'oro. È vero. E quindi qualsiasi persona avrebbe fatto successo. Che bello. Grazie ragazzi. Grazie. Devo dire l'ultima cosa, il brano l'ha fatto Orietta, questa è la verità. Noi eravamo solo la cornice. Buon Natale a tutti. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie Luciana Letizzetto.